Amici del web, amici della TV, eccoci con una nuova puntata dell'approfondimento, tutta una serie di trasmissioni che sono appunto prodotte e organizzate da Confartigianato Taranto attraverso il suo canale mediatico Confa TV. Oggi parliamo, tracciamo un po' il bilancio sulla stagione turistica estiva ormai trascorsa. Siamo a ottobre, quindi abbiamo tutti i numeri per poter esprimere un giudizio, ma è un discorso che è molto importante perché attraverso il turismo possiamo davvero disegnare una nuova Taranto, e grazie al cielo le risorse naturali che appunto Madre Natura ha dato a Taranto, l'immenso patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico della nostra città, ci fanno ben sperare. I numeri sono dalla nostra parte. Allora cercheremo di parlare, di affrontare, di commentare questi numeri attraverso degli operatori del settore di diversa appunto appartenenza come settori, ma appunto tutti convergenti, diciamo, in una analisi a 360 gradi del fenomeno turismo. Iniziamo a presentare i nostri ospiti, a cominciare da Luciano Di Giorgio, che è appunto imprenditore nel settore balneare. Buonasera Di Giorgio. Buonasera. Alessandro Di Pino, che è appunto titolare di un'agenzia viaggi, quindi imprenditore in questo settore, e buonasera a lei, e Ivan Cesareo, che è titolare di un'attività appunto di bar e di somministrazione appunto di alimenti e di bevande. Quindi dunque tre segmenti per analizzare questo fenomeno, così amo chiamarlo, turistico a Taranto, perché i numeri, ripeto, sono davvero favorevoli. Ora si tratta di lavorarci su e rendere il meccanismo, come dire, sempre più appetibile appunto per i turisti. Intanto devo precisare che per un così imprevisto tecnico uno dei microfoni a pulce ha dato forfè, e allora così in zona Cesarini useremmo in linguaggio con il linguaggio della Formula 1, abbiamo il muletto, e quindi abbiamo il nostro microfono di riserva che comunque sopperisce alla mancanza. E allora incominciamo, dicevo, da Luciano Di Giorgio. La spiaggetta è ormai una realtà, no? Di Taranto e della sua provincia. Parliamo un po' di numeri, come è andata questa stagione, perché devo dire che è la prima stagione in cui il Covid siamo riusciti, diciamo, ad affrontarlo di petto, no? Perché tutto il discorso della campagna vaccinale, ben diverso ben diversa dalla situazione del 2020, però diciamo che stiamo tornando alla normalità, e i dati proprio ufficiali che ci sono stati resi noti, c'è per Taranto città un incremento turistico forte, ma ovviamente anche per le località, chiamiamole rivierasche. Allora parliamo un po' di come è andata questa stagione. Come dicevi tu, Luigi, innanzitutto rispetto allo scorso anno il Covid ha allentato un attimo la presa, per quanto la guardia sia rimasta alta nel senso dei controlli, nelle sanificazioni, nell'utilizzare attenzioni con dispositivi di protezione individuale, nell'aver formato il personale che a inizio stagione era già tutto vaccinato, perché come operatori del turismo ci eravamo messi tutti quanti in lista per essere vaccinati e per poter affrontare con l'apertura delle frontiere quest'anno turisti che venivano da tutto il mondo. Non peraltro, come tu sai, quest'anno abbiamo avuto una importante presenza turistica dovuto all'arrivo delle navi della MSC Crociere.
per quanto negli ultimi 4-5 anni abbiamo notato che, almeno nel nostro settore, è aumentata proprio la presenza di stranieri a Taranto. Li abbiamo catalogati anche nel tipo di tipologia di provenienza dai paesi, nel senso i periodi meno caldi, come maggio e settembre, abbiamo gente arrivata dalla Francia, dai Paesi Bassi o dalla Germania. E mentre nei periodi più forti un po' da tutta Europa, e questa è stata una novità bellissima per noi, che abbiamo colto già da qualche anno. Quindi diciamo un bilancio estremamente positivo. Assolutamente sì. Alessandro Di Pino, dopo aver visto, no, analizzato il settore, no, appunto del balneare, vediamo un po' qual è intanto lo stato d'animo dei turisti, perché ovviamente il Covid ha lasciato delle ferite dal punto di vista proprio medico, certamente clinico, ma anche delle ferite psicologiche, no? Perché magari ci poteva essere, forse proprio così non è stato, grazie al cielo, ma una certa ritrosia, una certa paura. Però diciamo che ovviamente i vaccini hanno scongiurato, no, questa psicosi, diciamo così. Come operatore del settore, il turista come ha reagito intanto, e considerando poi l'aspetto di Taranto, cosa si dovrebbe offrire per rendere Taranto appetibile, rendere Taranto una realtà vincente, come sono magari altre parti d'Italia dal punto di vista turistico, che hanno forse un mare non alla nostra altezza, penso Rimini con tutto il rispetto, e che però ovviamente Rimini è Rimini, no? Porta con sé un marchio ormai stratificato, no? negli anni. Sì, Luigi, noi come agenzia viaggi chiaramente non ci rivolgiamo a una platea, a una locale rivolta verso l'esterno, quindi non facciamo quello che si dice in gergo incoming. I numeri della stagione sono positivi, come diceva giustamente Luciano, diciamo che già da qualche anno. Il discorso della pandemia sicuramente è stata in parte superata, ma anche probabilmente a stagione avanzata, dai turisti che hanno voluto evadere. Questo è stato la gente era stanca di essere reclusa, proprio un uccello in gabbia. Sì, un uccello in gabbia, era reclusa, e quindi ha voluto in tutti i modi uscire, fare anche il fine settimana, il weekend lungo, perché aveva necessità di evadere, di svagare, di staccare un attimo la testa dopo un anno, oltre un anno di arresti domiciliari. Sì. Che cosa è successo? Che chiaramente il mondo, l'estero era chiuso, è stato chiuso, qualche corridoio si sta aprendo adesso con un po' di confusione, perché le linee guida dettate sono ancora molto confuse, e quindi si è riscoperto quello che è il nostro bel paese. La gente nel 99% dei casi è rimasta in Italia. Ed è anche una bella occasione, perché noi siamo esterofili. Io amo tanto viaggiare, però lo dico con estrema sincerità: noi andiamo a spendere fior di quattrini per andare chissà dove, e poi abbiamo delle risorse del nostro paese, nella nostra Puglia anche, che davvero sono, però molte volte, come si suol dire, no? L'erba del vicino è sempre migliore. Sono d'accordo, basti pensare il problema nasce dal fatto che, avendolo a portata di mano, lo si rimanda sempre. E, diciamo anche che molti viaggiatori tarantini non sanno viaggiare, lo dico con cognizione di causa, perché molto spesso lo si fa per emulare l'amico, il cugino, e quindi non ci si può sottrarre. Sì, è uno status symbol. Sicuramente a Taranto può esprimere molto di più quello che sta esprimendo, ma è necessario che si faccia realmente sistema.
sistema a livello istituzionale, essenzialmente, a livello commerciale. Purtroppo i numeri sono stati positivi, c'è stato quasi il tutto esaurito, non solo a Taranto ma in tutta la Puglia, che ha richiamato centinaia di migliaia di persone dal resto d'Italia, però molto spesso si incorre nel solito errore di vedere il turista come un pollo da spennare. Questo è un malvezzo però tipico, devo anche dire che le cosiddette città d'arte lì proprio istituzionalmente spennano il turista, e quando minimamente ti lamenti dici: ah, signore, siamo nel centro di Firenze. Amen. Se vuoi è così, se no rimani in piedi davanti al Duomo. Mi è capitato, lo dico giusto perché è giusto, secondo me, che il giornalista anche no, esprima la propria vita quotidiana, proprio il contatto, no? Ero a Firenze, attendevo un amico ed ero proprio da dinanzi al Duomo. C'era un bar di fronte, mi sono seduto, aspettavo, ho detto: ah, mi porta un caffè, un bicchiere d'acqua, prego, si accomoda. Seduto, aspetto. Sono 10 minuti, il tempo di leggere il giornale, di alzarmi, dico: senta, allora mi porta il conto. Sì, sì, prego. Un caffè e un bicchiere d'acqua, 4,50 euro. No, il problema non è qua. Avrei preferito che il caffè costava 4 euro, 3,50 euro. Mi trovo il bicchiere d'acqua, 2 euro. Ho detto: scusi signora, ma se io avessi preso un litro d'acqua, 2 litri d'acqua, cosa avete dovuto fare? Un mutuo? Fatemi capire. Cioè, voglio dire, ma lì è diventata istituzionale la cosa, è stata istituzionalizzata, perché si è detto: caro mio, tu sei a Firenze, se vuoi è così, se no statene a casa tua. Sicuramente il problema è che questo atteggiamento è da condannare in ogni caso, ma noi dobbiamo gettare ancora le basi. Quindi questo atteggiamento, secondo me, non è... Spero che non accada mai, anche quando ci sarà il boom di Taranto, però sicuramente noi che a Taranto, che sta cercando di costruire, trovare un'alternativa a quella che è la grande industria piuttosto che altre realtà, ha necessità di gettare le basi, e quindi non può permettersi questo atteggiamento. Passiamo a Ivan Cesareo, come detto è titolare di un'attività di somministrazione di bevande e di alimenti. Beh, quando si crea un sistema turistico che funziona, chiaramente le varie attività commerciali di riflesso, settore, soprattutto nella somministrazione di alimenti e di bevande, ovviamente è un, come dire, un circolo virtuoso. Perché chiaramente viene il turista si prende il caffè, si prende il panino e quant'altro. Certo. Ecco, andando proprio nel concreto, quali sono stati i riflessi di questa stagione? Allora, noi abbiamo visto... sua attività è in Via Liguria. In Via Liguria, sì, sono quasi 11 anni che siamo qui su Via Liguria, e da qualche anno a questa parte, Covid a parte, abbiamo visto sempre un incremento di gente straniera. Vuoi perché c'è stato anche l'aumento dei B&B, quindi di riflesso la gente poi si faceva, tra virgolette, le passeggiate anche nelle zone un po' più lontane da quelli che sono i posti classici, che può essere il castello, il museo, la città vecchia. Però ogni anno si vedono sempre più turisti e più gente nuova, molto più gente nuova. Quindi diciamo un aspetto positivo, anche perché poi chiaramente venivate da mesi di ristrettezze, certo. E quindi, come diceva prima, ma anche il tarantino stesso, dopo, tra virgolette, come diceva prima Di Pino, proprio c'era la voglia di evadere, dopo il Covid ne ha approfittato e magari si è fatto qualche uscita in più anche in città, in tranquillità. Ecco, rispetto magari ad altre, alle esperienze di altri suoi colleghi di altre città, cosa si sentirebbe di chiedere per dare, come dire, un prodotto sempre più, come dire, appetibile proprio in termini, cioè quali dovrebbero essere gli sforzi delle istituzioni per dare una mano a voi imprese, una programmazione più ampia che va a colpire più vie principali della città, non si deve concentrare solo in determinati punti, in modo proprio da dare la possibilità a tutti i commercianti di prendersi la propria fetta di lavoro, di turismo, di economia.
Allora, abbiamo, come dire, assodato un aspetto, che c'è stata una stagione turistica estremamente positiva, c'è stata una ripresa e quindi fin qui tutto ok. Però ovviamente bisogna fare quel salto di qualità. Certo. E per fare questo salto di qualità evidentemente dobbiamo andare ad individuare quelle criticità, rimuovendo le quali possiamo appunto spiccare questo auspicato volo. Luciano Di Giorgio. Allora, noi facciamo turismo a Taranto, vogliamo fare turismo e lo facciamo, però ci sono dei gap, ci sono delle limitazioni, perché per esempio avere l'aeroporto Arlotta chiuso crea ovviamente un disagio. Se poi si aggiunge, come ho anche avuto modo di esternare ad Aeroporti di Puglia e Emiliano, che persino le navette sono assolutamente insufficienti, perché sono, gli orari sono assolutamente strani, assurdi. Io sono stato tempo fa a Catania e avevo il volo per Catania alle 21, l'ultima navetta da Bari, l'ultima navetta da Taranto per Bari era alle 10 del mattino. Allora c'è l'assurdo, e Di Pino mi insegnerà, io prendo il volo low cost a 10-12 euro e poi pago 50, 60, 70 euro di taxi. Per carità, il taxi deve fare il suo mestiere, ci mancherebbe altro. Però dico, alla fine proprio emerge l'illogicità. Per esempio, Di Giorgio, voi state sulla litoranea, la litoranea non può stare in quella condizione. Cioè, le strade devono essere rese degne di una litoranea. Cioè, sono tante situazioni, e qui in questo caso per quanto riguarda le strade andiamo alle amministrazioni locali, in cui abbiamo come dire, l'oro, però quest'oro lo dobbiamo anche saper lucidare e saper vendere. Io ti posso dare un dato, ad esempio, no? Sul turismo. Lolly Travel è la prima guida turistica al mondo del riferimento per National Geographic. La Puglia è indicata da 3 anni come la meta più ambita al mondo per il turismo. Quest'anno ha recensito Taranto, c'è un inserto di quasi 90 pagine, bellissimo tra l'altro, proprio per far conoscere alla gente le meraviglie della nostra città. Perché a differenza, io lo dico sempre, con tutto il rispetto di Matera, che ha fatto un passo in avanti fantastico, ma c'ha 2 sassi, li levi quelli in una giornata, poi non sai cosa fare. Taranto una settimana non ti basta, perché tra la città e la provincia è piena di... un giorno, mezza giornata, chi viene la depressione, con tutta la simpatia umana. Sono bravissimi nel fare l'accoglienza e gente che ci ha saputo fare, ci sono tantissimi ragazzi che ci lavorano, è bellissimo essere accolto a Matera e visitarla, come tutta la Basilica, per l'amor di Dio. Però certo, non sono le nostre risorse. Abbiamo un mare meraviglioso, abbiamo prodotti dell'enogastronomia di eccellenza, abbiamo tantissime bellezze da far scoprire nella città e nella nostra provincia. Potremmo fare turismo tutto tondo di tutti i tipi. Però chiaramente, come dicono anche loro, bisogna creare le condizioni. Ripeto, è qualche anno che vediamo dei miglioramenti, ci sono dei progetti di cui ci hanno fatto menzione, speriamo si possano realizzare quanto prima, perché porterebbero tantissime opportunità di lavoro per tutti quanti, che è quello che noi desideriamo. La presenza di stranieri, la possibilità è di far conoscere di un lavoro che è stato fatto comunque dall'autorità portuale e dall'amministrazione comunale attuale, perché non erano mai arrivate le navi prima, ed è un primo passo verso tante altre cose che si potrebbero fare. Dal mare potrebbe venire tutto. Certo, per esempio io facevo riferimento al CGP, certamente un'ottima iniziativa, perché comunque, però diciamo che secondo me va fatto un discorso, come dire, a tutto tondo, non episodico. È un po' come Ivan accennava alla programmazione, se le cose vengono programmate, penso per esempio alla riqualificazione della città vecchia, del borgo antico, che è meravigliosa. Ben vengano gli interventi, ma non devono essere a macchia di leopardo, ma deve essere fatta una riqualificazione in toto, come è a Bari, come a Lecce, perché poi abbiamo quel tratto meraviglioso di Via Duomo che va
dalle colonne doriche, diciamo, all'università e poco oltre, poi inizia via Duomo di Serie B. Se poi ci spostiamo dall'altro fronte e ci spostiamo su via Garibaldi, abbiamo purtroppo i palazzi che crollano a pezzi. Allora, non dobbiamo, io dico sempre, mettere, come si suol dire, no, dobbiamo valorizzare le nostre risorse, ma non dobbiamo neanche mettere la polvere sotto il tappeto, perché poi alla fine, quando si mette la polvere sotto il tappeto, la casa rimane sporca. Magari può sfuggire a chi viene, dice, ah guarda, è pulito lì, non si vede, però, come dire, fingiamo a noi stessi. Guarda, io mi auguro, siccome si è sempre parlato, penso l'avete sentito anche voi, che ci sarebbero state delle ricadute di denaro importanti da parte dello Stato sulla città di Taranto, per ripagarla anche dai danni che abbiamo subito da inquinamento, che sono vergognosi, vergognosi. Io ho sempre pensato e mi auguro, prima di chiudere gli occhi, di vedere quell'azienda chiudere. Non lo dica a me, perché di fronte a lei c'è un simbolo. Quando, esattamente, io lo adoro quel simbolo, perché quando mi sento dire che la nostra è la città dell'Ilva, quando noi siamo una fondazione spartana, la capitale della Magna Grecia e tanto altro, la città dei due mari. Quella è stata proprio quella dell'Ilva. È una caroniata. È stata una violenza. La nascita dell'Italia. Sì, l'Italia era stuprato la nostra era città. Era comunque la realtà di Taranto non è certamente a vocazione industriale. Assolutamente. È stato messo un abito che non è il suo, cioè, perché Taranto, come dire, proprio fisiologicamente doveva vivere di mare, di turismo, di agricoltura. Queste erano le vocazioni naturali del territorio. Poi abbiamo messo a Taranto un abito che non è il suo. Sì, ma poi a differenza di altre città realmente industriali, dove l'industria pesante comunque ha fatto degli investimenti sulle città, c'erano delle ricadute economiche importanti, lì dove danneggiavano cercavano anche di creare le condizioni per riparare a questo ed offrivano qualcosa. Qui a Taranto cos'è stato fatto da parte dell'istituto siderurgico nei confronti della cittadinanza? Sì, no, vabbè, anche, però questo poi si poteva creare anche il cosiddetto ricatto, come dire, no? E nel senso che io ti do qualcosa, le famose royalties, poi possono diventare anche pericolose perché io ti do qualcosa e automaticamente tu devi tacere, devi vedere l'emissione e far finta di niente. Ma comunque, Di Pino, lei ha, come dire, innescato la miccia, non dico simpaticamente, nel senso che ha detto dobbiamo però vedere quei gap, dobbiamo analizzare, no? quelle difficoltà, quelle realtà che andrebbero migliorate. Io ho menzionato, così perché mi è sembrata la cosa più evidente, più macroscopica, l'aeroporto, ma forse c'è tanto altro. Ma sostanzialmente io penso che da fare su Taranto ci sia tanto. Però va fatta una programmazione, va fatto sistema, come dicevo prima. Mi è capitato tempo addietro di presentare dei progetti anche di incoming, ma devi avere un interlocutore serio e capace di ascoltarti e di percorrere insieme condividere le istanze degli operatori. Molto spesso ciò non avviene, diventa una vetrina magari in un determinato momento pre-elettorale, sì, magari si sparano le cartucce, dopodiché finisce tutto, passato il santo, passata la pezza. Come suol dirsi. E un'altra cosa importante è che io da Tarantino, non essendo altatesino, da Tarantino dico che il primo male di Taranto sono io. Io parlo male della mia città, quindi se io parlo male della mia città, se io sporco la mia città, se io non ho cura della mia città, come posso pensare che una persona dall'esterno possa venire a Taranto? Quindi sistema significa anche questo, quindi interagire con le istituzioni, interagire con tutta la classe imprenditoriale tarantina, dal piccolo al medio, al commerciante, all'azienda più strutturata, ma per un unico fine, non esclusivamente per il tornaconto del singolo. Questo purtroppo, devo dirlo,
ci contraddistingue. Stavo facendo prima una battuta con Luciano, del vecchio detto del il doppio, a lui il doppio del mio. Questo è quello che succede a Taranto. Quindi si può fare tanto, si può valorizzare il mare, il porto, poi ogni tanto escono proclami sempre legati a attività politica, e di questa non è la sede per parlare di questo, però ci vuole realmente un interlocutore serio, attento e che voglia sviluppare realmente il turismo, perché parlare di turismo è semplice, basta dare fiato alle corde vocali. Molto spesso parla di turismo chi di turismo non sa nulla. No, ecco perché io dico che in certe posizioni fondamentali, a tutti i livelli, andrebbero messi i tecnici della materia. Se io mi devo operare al cuore, io vado dal cardiologo, dal cardiochirurgo. Non vado dall'amico di Luciano, dall'amico di Alessandro, dice, sai, che magari non è medico, però sai, mastica di medicina, poi è un amico, lo dobbiamo sistemare. E quindi si mette a fare diagnosi, si mette a fare cure che sono molte volte inappropriate, nella migliore delle ipotesi. E allora, Cesareo, forse anche voi come commercianti, come operatori di strada nel senso proprio positivo, perché poi il primo impatto il turista lo ha con le attività commerciali, perché arriva in città, no? E si deve prendere il caffè, si compra il panino, si prende l'aperitivo, si prende quello che si prende. Però poi ci sono delle situazioni che mi fanno a dir poco inorridire. Uno arriva a Taranto in treno, perché in aereo non può arrivare, non esiste l'aeroporto, quindi l'unico mezzo, tolto il mezzo privato, è il treno, no? Le ferrovie. O i bus. Ma allora, per quanto riguarda i bus, basta vedere il terminal, che non può chiamarsi quello a Porta Napoli, a chiamarlo terminal bus è un'offesa al turismo. Sto venendo. Non c'è un bar, è chiuso da un anno e mezzo, due anni, per varie vicissitudini nelle quali non entro. Però c'è un fatto che uno dice, Taranto è una città degna di questo nome, e caspita, un bar non c'è. Voglio dire, le vostre attività commerciali sono il biglietto da visita di una città, è il primo impatto che c'è tra il turista, perché io vengo e mi prendo un caffè, vengo e sono incuriosito da quella particolare, da quella specialità, vado a Palermo, cosa faccio? Cammino, vedo gli arancini dietro una vetrina, mi devo mangiare l'arancino. E qui si potrebbe parlare dei nostri prodotti. Forse voi come operatori vorreste anche essere un po' più ascoltati, no? Per esempio nelle decisioni riguardanti le isole pedonali, il traffico, le rotatorie, i cordoli, le piste ciclabili che vengono messe come il formaggio ovunque. C'è il formaggio e dice, che faccio? C'ho del formaggio da consumare, butto il formaggio, però che del settore non metterebbe mai il formaggio sul caffè, no? Sarebbe disgustoso. Secondo me servirebbe innanzitutto una sorta di coalizione tra i vari operatori del settore, che a Taranto non ce n'è tantissima. Purtroppo è una città divisa. E non bisogna fare, come ho già detto prima, le varie parzialità tra le varie borgate della città, tra i vari rioni. Figli e figliastri. Nel momento in cui c'è un'unione si può pensare a una programmazione seria, bella, da portare avanti nel tempo. No, perché io dico, è giusto migliorare, è giusto essere come le altre città, ci mancherebbe, anche di respiro europeo. Quindi io sulle piste ciclabili sono assolutamente favorevole, virgola, ma laddove le piste ciclabili hanno un senso e laddove le piste ciclabili possono essere realizzate. Se io prendo via le Magna Grecia e noto che all'altezza di via Alto Adige, dal lato opposto, il marciapiede per dare spazio alla pista ciclabile si gonfia e assume una pancia enorme, come quella che avevo io 20 kg fa, e a un certo punto questa pancia va a prendere tutto il marciapiede e va a strozzare, a restringere la carreggiata.
e il traffico si strozza. Voglio dire, ho fatto un esempio, no? Una rotatoria che è un ovale enorme. Ma dico, in generale, cioè tante situazioni che rispetto alle quali, secondo me, io gli stessi cordoli, certo, le piste, quella, la pista ciclabile su via Liguria, cioè io dico, ma ascoltiamo anche le attività pareri commerciali che stanno lì meglio di voi. Nessuno conosce i problemi della zona, perché ognuno perché di noi voi vive vivete dalla mattina giorno alla sera lì. Questo è l'appello, cioè io dico, non sono antipatiche le decisioni calate dall'alto. È ovvio che un'amministrazione alla fine deve decidere, c'è certo poco da fare, da dire, deve decidere, perché un sindaco, un assessore deve decidere, ci mancherebbe altro. Quando tu prendi una decisione creerai contenti e scontenti, ed era Gesù Cristo, l'hanno messo in croce, ed era Gesù Cristo alla concertazione, però ascoltare, dire vediamo, io voglio realizzare questo, tu cosa ne pensi? Ti va bene, ti va male? Ma non per un fatto personale, perché poi voglio dire, via Liguria è un'arteria fondamentale, certo, e la via d'Aquino, diciamo, della parte nuova di Taranto rispetto, no, al borgo umbertino, sì, quindi una maggiore, no, come dire, maggiore coinvolgimento degli operatori del settore. Questo era un po' il senso. E allora riprendiamo il nostro giro. Di Giorgio, se lei avesse dinanzi a sé il sindaco e il presidente della regione, cosa si sentirebbe di dire? Io sono un operatore, è la stessa domanda che fa, io sono un operatore del settore, no, ma in maniera costruttiva, propositiva. Caro Babbo Natale, caro sindaco Melucci, caro governatore Emiliano Virgola. Allora, riferito al nostro settore. Sì, sì, sì. Okay. Ognuno per settore, chiaro. Perfetto. Gli chiederei, siccome è da tanti anni che si parla di destagionalizzazione, io ho aperto lo stabilimento balneare il 26 maggio e l'ho chiuso adesso il 3 ottobre e sto finendo di smontarlo, farci rendere le strutture atte alla destagionalizzazione, perché anche a me piacerebbe abbracciare un periodo maggiore di apertura dello stabilimento. Cominceremmo da fine marzo, primi di aprile, potremmo arrivare alla fine di ottobre, primi di novembre, visto che il nostro clima lo permette, sì, visto che se creassimo delle sorte di deorse sul mare, fatte in legno, ecologiche, bellissimo, quindi sarebbe bellissimo, perché avviene in tutte le parti d'Europa, come del mondo, perché non possiamo farlo noi? Questo ci darebbe la possibilità di non solo realmente destagionalizzare, ma di offrire dei posti non più a tempo determinato, dei contratti, sì, a termine stagionale, ma di dare delle opportunità di lavoro serie. E questa è una delle cose che chiederò, come ne avrò la possibilità, sia al mio sindaco che al nostro governatore, perché penso comunque che sarebbe qualcosa di importante per la città aprire il nostro settore ha un periodo maggiore di lavoro, per tutto quello che ne consegue. Di Pino, caro Babbo Natale, virgola. Caro Babbo Natale, no, io vorrei... Emiliano con quella barba assomiglia un po' a Babbo Natale, se la taglia, se la toglie... Lo hai detto tu. No, dico la toglie, la mente, quindi è un po' cangiante, come somiglia. Diciamo che voglio fare una premessa, come agenzie di viaggio noi siamo costretti ad ottemperare a una serie, una miriade di disposizioni, da assicurazioni varie, responsabilità civile, il fondo per in caso di inadempienza, e dobbiamo lottare quotidianamente contro quello che è l'abusivismo dilagante. L'abusivismo dilagante, che alcune volte è presente anche in moltissime istituzioni, cosa ancora più grave. Quindi ognuno che organizza viaggi, associazioni mascherate da agenzie di viaggio. Ma non solo associazioni, non vorrei attaccare un campo che minato, ma c'è di tutto. Ci sono persone che lavorano nella pubblica amministrazione che organizzano viaggi. Noi dobbiamo pagare le tasse. Giusto un esempio,
periodo pandemico, noi come agenzia abbiamo registrato 2020 su 2019 un meno 90% di fatturato. Chiaramente era chiuso tutto, noi siamo stati, la nostra è stata la prima categoria a chiudere a febbraio dell'anno scorso, siamo stati gli ultimi ad aprire, fortunatamente per questa voglia peggio di voi le discoteche. Peggio di noi solo, solo le discoteche, solo i cinema, i teatri, però noi siamo quelli che abbiamo chiuso per primo perché già non c'era nulla e già la gente aveva timore. Figuriamo. Quindi combattere sicuramente questo, l'abusivismo non è sicuramente né nelle colde, nelle possibilità del presidente Emiliano o del sindaco, ma sicuramente sollecitare le istituzioni deputate al controllo, questo dovrebbe essere un primo obiettivo. Dal punto di vista della ricettività sul territorio, idem con patate, strutture di tutte le specie, di tutte le forme, vendute come baite o come posti paradisiaci, poi all'atto pratico molta gente si è trovata la cosiddetta, tra virgolette, fregatura. Quindi questo penso che sia il contenuto della mia letterina ai due Babbo Natale. Cioè sarebbe pure il terzo, che è quello del presidente della provincia, ma vabbè, le province sappiamo che sono le province hanno ovviamente sono state ridotte all'osso, e quindi chiaramente Gugliotti non farà il Babbo Natale, vuole fare il sindaco, non so se ci riuscirà, non fa il Babbo Natale, forse non farà né il Babbo Natale né il sindaco. E allora mi piace scherzare, Giovanni è un amico e gli voglio bene. Cesareo, allora cosa si sente di chiedere? Perché voi siete, ripeto, come dire, l'avamposto, no? Quelli che stanno sulla strada dalla mattina alla sera, quindi si dice a Taranto, e di Taranto, no? Sì. I guai della pentola le sapa la cucchiara, quindi il cucchiaio, chi meglio di chi vive sul posto, certo, e ha il termometro, ha il polso della situazione. Ma è proprio quello che si è chiesto più volte, considerazione, ascoltare i nostri pareri, perché noi siamo sulla via 24 ore al giorno quasi, quindi noi sappiamo i problemi e fatti misfatti di ogni via, quindi possiamo esprimere i nostri pareri e magari essere ascoltati e andare a migliorare quelle che sono le problematiche che ci sono nelle varie vie, nei vari quartieri. Sì, ripeto, d'altronde il vostro è un ruolo, come dire, attivo, è un ruolo di frontiera, oserei dire. Prego. Personalmente, durante la reclusione forzata da pandemia, la cosa che mi è mancata di più dal 2020 al 2020 era la possibilità di entrare in un bar dagli amici e prendere un caffè. È stato perché qualcosa, veramente una violenza. Per chi come noi ama il caffè. Non è prendersi il caffè in sé, che pure è il momento della socialità, il rapporto umano. Perché il caffè te lo puoi fare pure a casa tua, non è quello il problema. Non andare lontano. Stare assieme. Io posso dire, io i giornali li leggo online. A me piace andare al bar, sedermi e sfogliarmi il giornale e gustarmi il caffè. E andare al bar per fare la chiacchierata. Andare al bar per dire, beh, che ne pensi di questa scelta del governo? Che ne pensi della Juventus che sta andando male quest'anno? Purtroppo, di Giorgio. Siamo juventini tutti e due, lo sanno. Purtroppo. Quindi voglio dire, no, cioè sono tutte situazioni che ci fanno capire, no? L'importanza. Guarda, Ivanchi, di... Noi abbiamo il Teatro Orfeo, di cui tu sai, mio fratello è il proprietario, la macchina del caffè, siamo entrambi bartender. Noi usciamo dal teatro per prenderci, spesso ho incontrato anche Luigi, senza fare i nomi dei bar della zona, sono tutti un amico, Giulio al caffè del teatro. È uno dei tappi, poi c'è il Fanta, sono tutti i nostri amici. Noi usciamo per prenderci il caffè al bar, sì, potendocelo fare noi con un distacco anche, no? Dalla sì, sì, ma come ha detto Luigi, la socialità è importante. È stata veramente una forma di violenza non avere la possibilità di socializzare attraverso il bar e il caffè. E mi fermo qui. Quindi speriamo, come dire, che veniate, come dire, coinvolti, no? Poi magari, certo, è una città in cui ci sono forse troppe gelosie, le divisioni, no? Se la categoria fosse più unita si potrebbero fare tante cose.
Cioè, ma questo in tutti i settori, dalla politica all'associazionismo, alle... Beh, come si dice, l'unione fa la forza, ecco, no? Alle organizzazioni di categoria, ma comunque, ognuno poi... Comitati di quartiere. Allora, concludiamo con una così, voi con riferimento ai vari settori di appartenenza fate parte di Confartigianato Taranto. Il ruolo, il supporto che vi dà Confartigianato, che vi ha dato soprattutto nel periodo proprio triste, quello della pandemia, perché poi c'erano tutta una serie anche di lacci e lacciuoli burocratici, non solo, cioè ci sono tante, la pandemia non è stata solo un tracollo, no, economico, ma anche poi si è stati vittime di tutti questi regolamenti. Parlo di tanti settori in cui veramente diventava un ginepraio di normative. Soprattutto andare a interpretare le linee guida, ecco, per le riaperture. Iniziamo da lui, perché i bar sono stati quelli più colpiti, perché mentre il cinema, voi a morte, però voi chiaramente non sapevate. Il più delle volte non c'erano delle linee guida sicure per poter aprire. Quindi cioè, ascoltavi il telegiornale, sentivi una cosa, leggevi un articolo, ne vedevi un'altra, quindi eri costretto poi ad andare a fare riferimento all'associazione di appartenenza per avere delle delucidazioni sicure rispetto all'apertura, per non andare incontro poi a delle multe, sanzioni, eccetera. Voi il problema... Noi il problema ce lo siamo risolto in partenza. Ce l'hanno risolto sul nascere, quindi ci hanno chiuso e beh, sicuramente io volevo... Se prego, mi permetti, aggiungere una cosa in merito alla letterina di Babbo Natale al sindaco Melucci. Più cura per le periferie. Io ho l'agenzia di viaggio a San Vito. Le periferie sono totalmente lasciate. Devo dire, lasciate... sempre una baita, una bellissima struttura. Grazie. E originale. Invito, sì, a vedere, grazie. Non per fare propaganda, non è mio sponsor, però è una bella realtà, vanno dette le cose. Grazie. E le periferie sono completamente lasciate in totale abbandono, tranne l'intervento grazie all'amico consigliere comunale, regionale, ma sono lasciate veramente allo sbando. Ma parliamo di tutto, parliamo dalla raccolta di rifiuti allo spazzamento. Giusto per fare un esempio, la Tari di chi ha un appartamento in centro è equiparata a quello che pago io a Taranto 2, con la differenza che io non ho il servizio dello spazzamento notturno. Quindi le periferie vanno curate, perché sono soprattutto le periferie tipo San Vito, Lama, che hanno un gettito importante nelle casse del comune, perché la maggior parte sono tutte seconde case, ma non hanno di contro lo stesso ritorno. Se sindaco farei una... fossi stato sindaco, farei un assessorato alle periferie, perché è importante, una delega assessoria alle periferie, perché ripeto, parliamo di una realtà che è diversa dal centro e che ha bisogno di una cura continua, cioè ci vuole veramente un lavoro mirato proprio. Anche perché Taranto per estensione, pur avendo 180-170 mila abitanti, ha un'estensione pari a una città di 500 mila. Prima c'era la circoscrizione. Una funzione di filtro, quanto meno raccoglie oggi. Almeno di sì. Sì, adesso sei lasciato soltanto allo sbando o alla grazia, all'amico consigliere che spende una parola per quella zona. Ma non è chi ha l'amico consigliere? E chi non ce l'ha? Aspetta. Quindi il microfono. Sì, per quanto riguarda l'associazione, sono anni che noi apparteniamo a Confartigianato, ci conosciamo da un po' di anni, ma ripeto, tranne che avere delle linee guida, ma noi il discorso ce l'hanno risolto totalmente. Luciano Di Giorgio. Per quanto mi riguarda, Confartigianato per me è la formazione professionale del personale dello stabilimento balneare, dai corsi HCCP a quelli di primo soccorso, sicurezza sul lavoro, quindi ci hanno sempre seguito in quello e sono tanti anni che ci formano il personale. Bene, e allora abbiamo fatto una puntata dell'approfondimento, ricordiamo una trasmissione che è appunto organizzata, prodotta da Confartigianato Taranto,
attraverso il canale mediatico di ConfaTV. È un'occasione per fare il punto della situazione, perché poi, ripeto, il turismo, quando parliamo di turismo, non deve essere uno slogan, non deve essere una bella parola, sennò va a finire come la decarbonizzazione, no? Cioè diventa un qualcosa che è tutto ed è niente. E io penso che i primi attori, i primi soggetti da essere coinvolti siano proprio gli operatori del settore, come nel nostro piccolo abbiamo fatto in questa puntata, perché abbiamo ascoltato un imprenditore del settore balneare, un imprenditore nel settore appunto delle agenzie turistiche, delle agenzie di viaggi e il settore appunto della bar, somministrazione di bevande e di alimenti. Una puntata per dare un contributo, con l'augurio che non sprechiamo questo patrimonio immenso che si chiama Taranto, dal punto di vista naturale e dal punto di vista storico. Abbiamo delle realtà, sappiamo, dobbiamo cercare di valorizzarle, e io dico valorizzare la città significa anche valorizzare chi opera, chi si sveglia la mattina e chi si rimbocca le maniche nel proprio settore di appartenenza. Alla prossima con una nuova puntata dell'approfondimento.